Ciao a tutti amici, come state? State bene? Prima di tutto volevo ringraziarvi perché mi sono arrivati un po' di messaggi dove mi dite che avete provato dei libri grazie ai miei consigli, vi sono piaciuti, magari avete conosciuto qualche autore che non conoscevate e mi fa davvero molto piacere. Questo canale io non ci guadagno niente, lo faccio solo così perché mi piace la cultura e magari mi piace far conoscere qualche autore a chi non lo conosceva. E questo è lo scopo del canale. In realtà io non ci guadagno niente. E quindi non sapete quanto mi fa piacere. Sono contenta. Bene, adesso volevo proporvi una serie di libri con protagonisti ragazzi o ragazzini, e anche ragazzine ovviamente. Non sono solo libri per ragazzi, c'è anche thriller, c'è un po' di tutto, vanno bene anche per adulti. Non è una classifica, sono in ordine casuale. Bene, cominciamo. Il primo libro è questo, Cani perduti senza collare, di Gilbert Chisbrough, spero che si legga così. È un romanzo dove parla dei ragazzini affidati allo Stato che vivevano nelle case famiglia negli anni 30-40 del XX secolo, credo che sia ambientato in quel periodo lì. Però, come saprete, quando raggiungono la maggiore età, diciamo, vengono messi fuori, sono ragazzi magari con problemi familiari che hanno commesso qualche piccolo reato, così. Quando vengono messi fuori non hanno molte possibilità perché sono senza famiglia, senza lavoro, senza niente, insomma, senza riferimenti. E allora un giudice dei minori decide di prendersi carico di questi bambini e cercare di seguirli anche dopo. È un romanzo molto molto bello, ve lo consiglio. Credo poco conosciuto perché è anche un po' vecchiotto, è degli anni 60. L'altro romanzo di cui avevo già parlato è questo, che è L'ultimo mozzo della Bacchedano, sempre di Francesco Colohan. Ho già parlato decine di volte di questo autore, ma perché mi piace molto. Questo parla di un ragazzino che decide di imbarcarsi sulla nave scuola baleniera, quella che addestra i marinai, che appunto che è la Bacchedano, perché vuole andare a cercare suo fratello di cui si erano perse le tracce. Da un po' di tempo non se ne sapeva più niente. Il fratello Manuel, mi pare che si chiamava, e Aleandro è lui e Manuel è il fratello, e decide di andare a cercare il fratello, però lui non sa che la Bacchedano sta andando a riposo, cioè l'ultimo viaggio della Bacchedano. Sta tornando in porto, diciamo. Allora dopo scende e comincia la sua avventura in giro nella Terra del Fuoco, in Cile. Un romanzo d'avventure molto molto bello. Questo autore è bravissimo. È tipo, non so come dire, romanzi d'avventura. Adatto sia per i ragazzi che per gli adulti. Un altro è La scia della balena, sempre di Coloane. Un altro romanzo simile che parla, questo si chiama Pedro, a 13 anni, quando il corpo senza vita di sua madre viene ritrovato su una spiaggia e ora che è solo, di suo padre non se n'è mai saputo nulla, decide di realizzare il suo sogno e di darsi alla vita di mare e si imbarca su una nave, decide di andare a caccia di balene. È anche questo un romanzo d'avventura molto molto bello con protagonista un ragazzino. Va bene anche per uomini, non è solo per bambini. Un altro è Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, questo è un libro un po' meno allegro, di cui ho già parlato tante volte, ma vale veramente la pena di leggerlo. Se non conoscete Pasolini, assolutamente dovete leggere qualcosa, ve lo consiglio. E è un romanzo molto forte, molto pesante, che parla di questi ragazzini nel primo dopoguerra, negli anni 50, che vivevano intorno a Roma, nelle bidonville, facevano furti, rapine. Una vita sballata, diciamo, e non c'è lieto fine, non finisce bene. Scritto veramente benissimo. Pasolini, assolutamente, ve lo ripeto, se non lo conoscete, è un autore da scoprire. Un altro è Una vita violenta, sempre di Pasolini. Questo parla della vita di un ragazzino, non è un gruppo, che è Tommasino, anche lui con una vita abbastanza difficile alle spalle. L'altro di cui volevo parlarvi è la serie Lido House di Laura Ingalls, da cui è stata tratta la casa nella prateria. Sono sei o sette romanzi. Per chi non lo sapesse, l'ho citata perché molti non sanno che ci sono anche i libri e oltretutto da poco sono stati tradotti in italiano.
da qualche anno, si trovano anche su Amazon, sulle maggiori piattaforme, riuscite a trovarlo. Sono i romanzi della Casa nella Prateria e sono racconti per ragazzi, scritti veramente benissimo, ma va bene anche per donne, per adulti, va bene per tutti. Io li ho letti, a me sono piaciuti molto. Se riuscite a trovarli, magari tanti non sanno che esistono anche i libri. Tra l'altro c'era diversi video qui sul canale dedicati alla Casa nella Prateria, dopo vi lascio tutti i riferimenti qui sotto il video come al solito. L'altro romanzo è Emil, questo è ricoperto, non si vede bene. Emil era una serie televisiva negli anni 70-80 che parlava di un ragazzino svedese di 6-7 anni, che era tipo Pierino, un ragazzino molto discolo che ne combinava di tutti i colori, faceva scherzi. E stava sempre in punizione. Il papà lo metteva nella legnaia in castigo quando ne aveva combinata una praticamente sempre. E lui aveva imparato a intagliare delle statuette di legno molto belle. Alla fine della serie aveva fatto migliaia di statuette di legno perché è una storia per ragazzi, diciamo, tipo il Pierino svedese, tipo Pinocchio, ecco, racconti così sono. Dovrebbero rifare anche la serie perché non era male. Poi, numero 8, vi cito i gialli di Theodor Boone, che sono gialli per ragazzi e sono una serie di 6 o 7 romanzi. Theodor Boone è un ragazzino investigatore di 13-14 anni che deve risolvere dei piccoli gialli che capitano nella sua scuola. È figlio di un avvocato, mi pare. E sono gialli investigativi per ragazzi, molto semplici, però sono scritti bene, li ho letti anche io, non erano male. Però era di Grisha, chiaramente. Un altro è la casa dipinta sempre di Grisha, questo. Questo parla della vita di una famiglia americana negli anni 50, vista dal punto di vista di un ragazzino di 7 anni. Non è un legal thriller, è una storia familiare, una vicenda familiare, dove c'è un po' di tutto, dalle vicende familiari, ai rapporti tra le persone, il razzismo. Però è veramente un romanzo adatto per tutti. Anche se volete fare un bel regalo, è un'idea regalo adatta per tutti. L'altro è Sinfonia Mortale di Anne Marsh, questo è un giallo storico con protagonista niente meno che un giovanissimo Mozart che si trova a essere testimone di un delitto. Anche questo è un giallo che va bene per chiunque, carino, ve lo consiglio. Bene, amici, come al solito vi lascio tutto qui sotto, spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima visualizzazione, a presto, ciao, grazie.